Signori, bentornati cari nel canale dello Zio Marut con un nuovissimo appuntamento con Gwent. Ragazzi, la season sta per finire, quindi ultimi giorni di season e oggi vi voglio portare un mazzo veramente, veramente insolente. Non a caso, Lippi, Gudmund l'insolente, ragazzi. Ebbene sì, me l'avete chiesto in tantissimi, ho deciso oggi di portarvelo sul canale. Mazzo di un'insolenza unica. Che vi spoilerò subito, va giocato con una certa ignoranza, ma dovete avere anche una chiappa abbastanza in forma per giocare il deck. Perché? Perché se ci fosse un deck che racchiude la parola break in un unico deck, questo è proprio il mazzo di cui stiamo parlando. Che cosa significa la parola break? Penso di avervelo spiegato anche in altri video. Semplicemente è quando voi pescate una carta che invece magari la volete giocare dal deck, oppure una carta che quando la giocate vi deve mettere qualcosa dal deck, ma voi la cosa che dovete mettere dal deck l'avete già pescata. Questo mazzo è pieno, colmo di carte di questo tipo, ma è anche la forza del suo deck, quindi è croce e delizia di questo mazzo. Andiamo a vedere di cosa sto parlando. Innanzitutto, Rituale Ursino è il leader, 17 punti provvigione, quindi ci entra parecchia roba qui dentro. Questo leader è molto particolare perché danneggerà di 1 un'unità alleata e avete 5 cariche, quindi avete 5 ping da fare sulle vostre unità. Quando tutte le cariche verranno usate, evocherete un orso abominevole da 6. E fin qui tutto a posto. Come utilizzare queste cariche, ragazzi? Queste 5 cariche vanno utilizzate in una maniera proprio specifica, cioè non è che potete inventarvi qualcosa tendenzialmente, poi se mancate qualche carta allora no, però in generale dovete usarle così. Primo round volete sempre richiamare Cherys and Crate dal vostro mazzo. Questa è la carta più forte del vostro mazzo, anche più forte di Gudmund, quindi di Lippi. Schierata in prima fila evocherà una Drummond, un'unità Drummond guerriera su questa fila. L'unità Drummond guerriera, ragazzi, altro non è che questa 4. Voi ne avete già due nel mazzo e quando viene danneggiata richiama tutte le sue copie dal vostro deck. Quindi Cherys vi crea una copia dal nulla evocandola, quindi una copia extra, quindi voi mettete Cherys al suo fianco, ricordatevi sempre in prima fila c'è la sua Drummond guerriera e uno dei 5 ping del vostro leader andranno sulla Drummond guerriera. In questo modo richiamerete le due Drummond dal deck. Quindi importantissimo in fase di mulligan rimandare sempre le Drummond nel mazzo, cioè le Drummond devono stare nel mazzo, ma non sono le uniche carte che devono stare nel mazzo, ora vedrete quante ce ne sono. Ed è il motivo per cui questo deck non è, cioè quando questo deck vi gira, questo è un tier 1, cioè questo è un mazzo che bullizza gli avversari perché ha un'ignoranza, ha uno slam point pazzesco, point slam pazzesco, quando però iniziate a pescare male. Cioè, praticamente perdete da soli. Quindi l'inconsistenza, comunque, la difficoltà di consistenza del mazzo è proprio il suo punto debole. Comunque, tornando alla strategia, quindi come utilizzare i ping del leader. Quindi uno lo utilizzerete sulla Drummond guerriera nel primo round. Ok? Quindi vi sono rimasti 4 ping. 3 ping li utilizzerete su Vilkar. Quindi vi servirà per mandare a Berserk 2 Vilkar, perché Vilkar quando va a Berserk 2, cioè rimane a 2 o meno vita, si trasformerà in Svalbard Campione, questo tenerissimo orso da 12. Quindi vi ho detto che 3 ping vanno su Vilkar, uno va sulla Drummond Guerriera, vi rimane un ping, l'altro ping dovete usarlo su Cherys nel round 3, perché l'obiettivo di questo mazzo è vincere il round 1 con un'aggressività incredibile e rimettervi nel mazzo Cherys con tutte le copie Drummond, tra parentesi una copia extra anche evocata da lei, e poi con Gudmund l'insolente che dà il nome al mazzo, appunto schierandolo nelle retrovie sostituirete tutte le carte del vostro cimitero con quelle del vostro mazzo, quindi rimetterete tutte le carte che avete giocato nel round 1, quindi nel round 1 praticamente cagate tutto il deck in board. Per poi rimettere il mazzo con Gudmund, semplicemente per poi riandare ad utilizzare, grazie al decreto reale nell'ultimo round o nel round 2 se potete fare un 2-0, per rigiocare Cherys
Ageris questa volta non farà solamente i 4 più 4, 8 più 8, 16 punti. Ne farà 4 in più, quindi vi farà 20 punti. Anzi, 19 se mettiamo anche il ping di cui ha bisogno. Quindi vi farà 19 ping nell'ultimo round. Capite bene che andare ad un round corto, anche con una carta in meno, con una singola carta che vi fa 19 punti, è devastante. Inoltre, quando avrete fatto l'ultimo ping su Ceris, evocherete anche l'orso. Quindi in realtà è una play da 25 punti, cioè una play pazzesca, con una singola carta. Non sono solo queste le power play del mazzo, quindi vi ho detto la strategia base, ce ne sono anche altre. Perché ragazzi? Perché il primo round voi lo volete vincere assolutamente, o comunque mettere pressione al vostro avversario, potete vincere a carte pari, potete fare un sacco di robe con questo deck. Avete Madre dei Corvi, che oltre a essere 8 punti subito, sono 4 punti nel tempo, perché avete diverse alchimie, quindi anche il fatto che se magari la Madre dei Corvi vi rimane nel deck, nel momento in cui usate Goodmund, rimettete nel... le carte che vi sono rimaste nel deck finiscono nel cimitero, potete magari rievocare una Madre dei Corvi che vi finisce nel cimitero dal deck semplicemente giocando un'alchimia. Oppure avete Rutilia. Rutilia nel momento in cui giocate una oro entrerà da subito dal mazzo. Quando andate a giocare Goodmund, Rutilia che avete già giocato nel primo round e quindi vi è già morta, vi rientrerà direttamente in gioco perché Goodmund rimanderà Rutilia nel deck. Goodwood è una oro, Rutilia rientra in gioco. L'altra carta che entra dal deck, questa in maniera più casuale, è Braghetto. Braghetto, ragazzi, può entrare in qualsiasi momento. Può entrare in qualsiasi momento, quindi tendenzialmente prima o poi entra, diciamo così. Mentre Rutilia sapete che entrerà quando giocate una oro, Braghetto entra quando vuole lui. È un po' fa come si pare. Nel caso in cui ci fossero dei lockdown, quindi Lockdown ci capterà tantissimo perché noi abbiamo bisogno del nostro leader per pingarci la Dramon Guerriera Vilkar. Quindi nel caso in cui incontrasse il Lockdown è importantissimo Faccia di Segugio che può pingare le vostre unità. Quindi principalmente è questo il motivo per cui ho preferito Faccia di Segugio rispetto magari a mettere un Inni, un minion più offensivo. Ovviamente Matta Uri, ragazzi, che vi pescherà sempre la carta più costosa del vostro mazzo, che è Ceris. Cioè, voi non vi potete permettere di mancare Ceris con questo mazzo. È la carta principale. E tra Decreto Reale e Matta Uri, in teoria dovreste trovarla. Poi, se non la trovate, ragazzi, andatevi a fare benedire in chiesa e risolvete il problema. Altra carta che scomba col deck, Morkvald. Non succederà sempre, ma tendenzialmente dovreste farlo rimanere nel deck fin quando non giocate Goodmund, quindi finché non giocate Lippi. Quando giocate Lippi e Morkvald passerà dal vostro mazzo al cimitero, entrerà direttamente in gioco. Quindi ipoteticamente Lippi va a fare una giocata da 4 che è il suo body, 5 di Morkvald che sono 9, 3 di Rutilia sono 12. Quindi nel momento in cui giocate Lippi, a meno che non entra anche Braghetto e fate una play da 15, fate sicuramente una play da 12 se vi siete settati tutto questo discorso. Ermellino, ottimo perché giochiamo diverse alchimie. Può darci una removal, può darci anche un buff perché oltre a Delirio e oltre a Decotto di Giga Scorpione, giochiamo anche due schiuma dorata. Ricordatevi che è un'alchimia, ricordatevi che potenzia 3 unità di agenti di 2. Molto forte sulla Madre dei Corvi, molto forte sulle Dramon Guerriere. Insomma, difficile che non trovate il target per la schiuma dorata in questo deck. Dopodiché arriviamo quindi alle bronzo, doppia di una nave leggera, semplicemente una nave che vi pinga, vi può dare fastidio, può farvi un minimo da removal. Ovviamente la Dramon Guerriera, queste sono carte le Dramon che rimettete sempre nel deck. Doppio Corpo Stordente, doppio Orso Selvaggio. Orso Selvaggio anche è molto forte perché nel momento in cui magari la copia finisce nel cimitero, l'orso prende due cariche di sanguinamento ed è molto forte. E tu il Secchi Domatore, avete diverse bestie, quindi trova quasi sempre una buona value. È una 4 che fornisce vitalità per 3 turni a una vostra bestia. Tendenzialmente avete sempre delle bestie morte. Io andrei a giocare, spero di avervi dato più no, informazioni possibili per giocare il mazzo, ma so benissimo che non è un mazzo semplice. Innanzitutto il Mulligan, perché avete tante carte da non voler briccare, ma in generale anche amministrare la partita con un mazzo del genere, ci sono veramente tante giocate che potete fare.
Il consiglio che vi do nella maniera più leggera possibile è di giocare in maniera aggressiva. Cioè, cercate di vincere round 1, pushate il round 2 fino allo sfinimento e magari arrivate a un round 3 corto dove avete Goodwund e magari avete Cheris da rigiocare, anche con una carta in meno. Cheris l'abbiamo in mano. Non abbiamo Rutilia, quindi iniziamo proprio con le basi, quindi Rutilia deve andare nel deck. Morkork deve andare nel deck. Potrei pensare di starmi, anche se la mano non è bellissima. Doppia schiuma non è che mi fa impazzire, però abbiamo anche faccia di segugio. Il rischio di brick è tanto, ragazzi, quindi io personalmente mi farei i cavolacci miei e giochiamo safe. Ricordatevi che Ceres va a schiera davanti, quindi cercate di non ostruirvi la lane, perché se Ceres vi richiama due Drummond e lei di base ne occupa due, sono già 4 slot. Ricordatevi che la fila non può superare le 9 unità, quindi massimo avete 9, soprattutto per quando la giocate dopo che avete una Drummond di più, avete bisogno di 5 slot. Quindi ricordatevi questa cosa. Partiamo in maniera safe con una Demon nave leggera, la mettiamo dietro. Potrei anche giocare faccia di segugio. Faccia di segugio, ovviamente lo gioco avanti perché non so, forse partirei con la nave. Posso già attivare la lampada. Faccia di segugio, cioè le 1 di faccia di segugio danno tanto fastidio a molti mazzi che magari fanno dei danni casuali. Quindi canterà bene anche alcuni archetipi. Non è forte solo contro Lockdown, per intenderci. Ok. Carro balista, attenzione, potrebbe essere un uprising magari con Radei e scenario, oppure semplicemente scenario. Potrebbe. Io lo toglierei nel dubbio, quindi facciamo un ping, colpo stordente. Ok. Non per forza dovete giocare subito, cioè possiamo fargli giocare carte e poi magari allungare la zampata. Giocare Ceres per vincere il round. Perché bisogna capire che intenzioni ha lui, cioè quanto lui voglia investire in questo round. Io qui giocherei faccia di segugio, oppure possiamo ancora giocare safe. Possiamo ancora giocare safe. Lo mettiamo dietro, mettiamo sanguinamento, io gli farei anche un danno. Così, di ignoranza. Cioè finché siamo avanti. Tanto noi pusheremo sempre, cioè la nostra strategia di giocare aggressivi non cambia di fronte a nessuno, pietà per nessuno. Ok, ci ha rimosso la nave, questo c'ha tutti dei pinghettini, veramente fastidioso. Veramente, veramente fastidioso. Potrei giocare anche l'altra nave. Danneggiamo tutto nel dubbio, danneggiamo tutto finché non siamo costretti a giocare. Attenzione, entra Braghetto, ciao amico mio, mi piacere di vederla. Ricordiamoci sempre che appena giochiamo la oro entra Rutilia. Entra il signor Braghetto, lui sta giocando solo bronzo, non vuole esporsi, non ci esporremo manco noi. Decide di potenziare lui, io lui lo vado di nuovo a danneggiare. Lui giocherà la schiuma, quindi la schiuma qui è molto forte, ho 3 unità adiacenti. Danneggiamo anche lei, in questo modo se volesse giocare Visager, cose del genere. Ok, Cintra incantatrice, questa dà vitalità 4. Va bene, va bene. Possiamo utilizzare un'altra schiuma, in realtà potrei utilizzare un'altra schiuma, oppure possiamo utilizzare faccia di segugio. Io utilizzerei faccia di segugio qui. Voglio richiamare Rutilia. Rutilia, guardate qui che swingata. Cioè, ora inizia a essere una swingata importante, nel senso che abbiamo un più 16. È vero che lui ha vitalità, quindi in realtà non è un più 16. Però inizia a essere difficile recuperarci in una mossa. Quindi potremmo anche pensare di passare, facendoci determinati calcoli.
Matta in questo momento ci prende una 10. Di 10 abbiamo la Cromader e abbiamo sia Royal Decree che Goodmund. Quindi in questo momento Matta ci prende tutte carte buone. Dobbiamo ragionare in caso di Falibor quanti punti potrebbe fare, sono parecchi. Comunque lui ha usato solo bronzo, raga, cioè non esiste che gli faccio vincere il round così, in questo modo. Posso ancora utilizzare la spiuma qui dietro, pingarmi un amico di Harald. Ok, decide di giocare Falibor adesso. Su chi lo giochi? Su Rutilia, immagino. 1-2. Accettabile. Accettabile. Potrei giocare Decotto. Potrei giocare Decotto e togliergli la cintra in maniera tale da togliergli la value. E prima di farlo, cioè prima di pingare con faccia di Segugio, intanto mi metto il ermellino qui. In questo modo, se dopo voglio fare la schiuma, in questo modo non perdo il ping. Cioè, se il ping fosse andato sulla cintra, avrei perso due danni. Quindi prima ho rimosso il pezzo e poi sono andato a fare due danni casuali. Siamo avanti di 10. Lui decide di giocare Visager da adesso. A me fondamentalmente va benissimo. Ci pinghiamo subito 1-1. Ok, abbiamo perso un danno e facciamo una schiuma qui. Per fare 6 punti. Dopodiché posso giocare Ceris. In realtà potrei anche giocare Matta adesso e dopo Ceris. Però probabilmente fare matta dopo è meglio. Addirittura si gioca Filippa il ragazzo. Ok. Mi sono andati anche bene i ping. Lui è passato avanti. Lui è passato avanti. Io giocherei Ceris adesso. Quindi mettiamo Ceris avanti. Andiamo a pingarla. Non credete, guardate che play che abbiamo fatto. Abbiamo schiaffato un bel più 14 e passiamo. Ora qualsiasi cosa lui voglia fare noi passeremo, probabilmente perché non ha tanto senso fare matta, ma io penso che lui qui passa, a meno che non si vuole giocare Radei adesso. Noi abbiamo ancora comunque dei turni forti, perché il turno in cui giochiamo Gudmund è fortissima la tempo play che fa Gudmund. E dopo abbiamo di nuovo un'altra Ceris. L'unico problema è mancare questa giocata. Quindi vedete che adesso siamo andati a vincere la partita, il round, e fondamentalmente gli abbiamo preso Filippa, Visager, Falibor. Gli abbiamo preso tre oro importantissime. Noi adesso possiamo pushare. Ci basta trovare Goodmoon in maniera tale poi da rimettere tutte le carte che abbiamo giocato in questo primo round nel deck, ma soprattutto Ceris. Vilkar è buono per pushare. Questo tizio lo togliamo. Cos'è che non voglio briccare? L'unico in teoria sarebbe Morkvarg. Però è troppo importante qui trovare un'altra oro. Ok. E andrei a giocare matta adesso. Oppure potrei anche aspettare. Matta adesso. Matta ci prende una di queste tre, che tendenzialmente sono tutte forti. Tranne. Sì, matta adesso subito. Dobbiamo assolutamente trovare Lippi. Perfetto, perfetto. Lippi ci fa fare una giocata fortissima. Ok, lui gioca subito Barone per andarci sopra e noi giochiamo subito Vilkar per andare sopra lui. A parte che in realtà potrei giocare Delirio. Quindi ho prima Delirio per mandarlo a uno. Voglio fargli giocare più carte possibili. Quindi con Delirio lo mandiamo a uno. Poi gioco Vilkarl. Perché non voglio giocare Gudmund adesso in realtà. Voglio pescarmi il Royal Decree per assicurarmi Ceris. Cioè, se io adesso rimetto Ceris nel mazzo, rimetto comunque 17 carte nel deck. Quindi nel prossimo Mulligan non è detto che io ritrovo Ceris. Se riesco invece a pescare Royal Decree prima,
se riesco a pescare Royal Degree prima, ci sono buonissime probabilità. Di ritrovare Ceres. Comunque, togliamogli la 4. Anche andare con una carta di smattaggio in realtà non è un problema. Quello che mi interessa. Attenzione, questa è una balista, se non sbaglio, è la seconda. Quindi non è un Rateria. A parte che sto dicendo, ho giocato doppia cintra, quindi lui non è un Rateria. Ok, va bene. In realtà potrei anche passare, cioè io ho preso parecchie carte. Vilcar potrei giocarlo dopo. Allora, se io giocassi adesso Vilcar, che cosa mi punisce? Che cosa mi punisce? Mi punisce Vincent Mace. Vincent Mace è la cosa che mi punisce di più Vilcar in questo momento. Secondo me posso passare. Cioè lui è costretto comunque a giocare un'altra carta. Secondo me ci sta a passare qui. Cioè il push è stato buono. Gli abbiamo preso il Baron. Adesso gli prenderò comunque un'altra carta. Che è Poemir. Ok, lui è un Draug. A questo punto lui è un Draug. Quindi probabilmente è Vincent Mace lo gioco. Magari non ce l'aveva in mano. Avrei potuto continuare il push. Magari gli sarebbero servite due carte. In questo momento voglio Royal Decree, assolutamente. Datemi Royal Decree. Cioè, ho altissime probabilità di trovare Royal Decree. Ok, perfetto, 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 perfetto. Abbiamo anche la play con Morpork che ci entra dal cimitero, quindi ottimo. Regina Dahlia con la carovana. Ok, quindi lui sicuramente farà un round corto anche molto forte. Ah no, non è la carovana, guardi l'area di Radovid. Accettabile. Io posso partire di Madre dei Corvi qui. Ovviamente la metto dietro per non ostruirmi la prima fila. Di Madre dei Corvi dietro. Metteremo praticamente tutto dietro. Perché con Godun comunque rientreranno sia Rutilia che probabilmente Braghetto. Non so dove possono schierarsi. Sì, in realtà una carta magica per me. Ok, lui qui si gioca l'altra guardia reale. Abbiamo capito che è un Draug. Orso selvaggio. Lo posso mettere anche avanti, secondo me. Lo posso mettere avanti. Abbiamo un doppio sanguinamento, ovviamente vado sui pezzi che subiscono danni, perdere un danno sullo scudo non ha senso, anche perché, per chi non lo sapesse, sanguinamento va oltre l'armatura, quindi l'armatura non si tanca il sanguinamento. Ok, Visager l'ha giocato, quindi sì, è vero, buffare i pezzi è buono anche per il suo leader. Noi abbiamo veramente delle belle play. In questo modo lui si è accanterato il sanguinamento, non ci stavo pensando giustamente col Draug. Potevo anche aspettare in realtà. Ok. Penso che sia arrivato il turno di Godun. Quindi possiamo giocare Godun. Godun, guardate che play che fa il ragazzo. Ci entra Morpork dal deck. Ci entra Rutilia dal mazzo. Non tutti davanti però. Non tutti davanti, grazie. C'è ancora Braghetto che potrebbe entrare in qualsiasi momento. Lui va a fare Royal Decree. Royal Decree su Principal 6. Quale sarà la sua ultima carta? Ok, lei decide di ammazzarci il Morpork, va bene. Decide di fare leader, sono tanti punti, ma anche noi abbiamo parecchi punti. Adesso dobbiamo fare una scelta. Potrebbe avere Vincent Mace, oppure potrebbe avere un danno d'aria. Se ha un danno d'aria è problematico. Se ha Vincent Mace ci canterà Vilcar. E qui bisogna fare una scelta, ragazzi. Io penso che la sua ultima carta sia Vincent Mace. Quindi preferisco giocare Jerris adesso.
lasciarmi bloccare l'ultima mossa. Magari sbaglierò, quindi vado a prendermi la mia Ceres. Vado a pingare la mia Drummond. E abbiamo quasi recuperato i punti. Siamo ancora sotto di 3, però noi abbiamo ancora il leader da sfruttare con Vilker. Adesso vediamo se ho azzeccato. No, non era nessuna delle due. Quindi abbiamo vinto una partita per niente facile. Perché questi ragazzi sono 12 e 6, 18 punti. Grande, grande vittoria. Quindi andiamo a fare 3 ping su Vilker. Amico mio, mi dispiace. State bello. Ragazzi, portiamo a casa la prima. Incameriamo la prima. Come vedete, è un mazzo molto difficile da giocare. Però può darvi delle grandissime soddisfazioni. Soprattutto un mazzo che vi tiene sempre intenzione di per quella pescata, la paura di briccare. Ah, tra parentesi, mi sarebbe entrato Braghetto, quindi in realtà avevo 3 punti. Perché Braghetto, ragazzi, quando passate, entra in automatico. Cioè, se voi passate, Braghetto entra. Per forza. Questa è un'altra cosa importante che dovete sapere. E andiamo alla prossima. Andiamo alla prossima. Mazzo divertentissimo da giocare. Questo è un mazzo veramente divertente. Ci sono altre versioni? Ci sono altre versioni dell'Eevee, quindi non per forza come lo gioco io, però io mi sto trovando bene con questa versione. Questa signorantella. Sono versioni che giocano Eevee, versioni che giocano come nel nostro Snapshot Trislaserate, per avere un pochino di più di board control. Allora, la Drummond Guerriera la rimettiamo dietro. E persone, liste che giocano Morkvarg. Noi, ad esempio, contro Spadoni soffriamo parecchio. Siamo costretti a vincere cercando di mettergli pressione. Cioè, non vinciamo rimuovendogli la combo. Semplicemente vinciamo impedendogli di sviluppare la combo. Ovviamente, ho ripescato la Drummond. Questo è il problema. Ci abbiamo anche Braghetto. Non so perché Braghetto non l'ho voluto rimischiare. Comunque, come vedete, non sempre il mulligan avete le carte che volete avere nel deck. Cioè, come vi dicevo prima, quando tutto gira alla perfezione, questo mazzo è devastante. Quando la mano non è delle migliori, si soffre. Comunque, cerchiamo di dare fastidio il più possibile. Cerchiamo di dare fastidio il più possibile. E io partirei con... Possiamo partire con una nave. Partiamo con una nave. Forse lui è uno scenario. Perché la madre dei corvi ultimamente non si sta giocando tanto con gli spadroni. Potrebbe essere uno scenario. Sì, è uno scenario. Lui è uno scenario, quindi anche lui adesso ha un round corto. Sarà una bella sfida. Sarà una bella sfida questa. Mettiamo sanguinamento. Dobbiamo giocare aggressivi sto matchup, raga, perché non vogliamo fargli fare i porci dei comodi suoi. Vogliamo costringere. Dovremmo vincere il primo round per pushare il secondo e costringerlo a investire lo scenario. Cioè, questo è il nostro obiettivo. Non vogliamo assolutamente un round comunque lungo, perché lui potrebbe giocare la versione con la nave. Ci sono tantissime motivazioni per il quale per noi è meglio non giocare round lungo. Giocherei faccia di nemico. In questo modo entra Rutilia. Quindi iniziamo a fare un pochino di board. Facciamo anche qualche ping, ha senso? Tanto lui vuole. Cioè, lui deve, tendenzialmente deve giocarsi il primo round. Perché uscire troppo presto non ha molto senso. Con Matta ci peschiamo una 10, quindi o Goodmund o Madre dei Corvi o Royal Decree. Attenzione, lui prova il colpo di skill, lascia stare faccia di segugio. Ok, se ammazzavi l'orso mi andava anche bene. Allora, adesso lui è avanti di 11, in realtà è avanti di 12 perché noi sanguiniamo qui. Sicuramente pingo. Quindi sicuramente pingo un amico di Harald. No, qui. Cioè, ma andava bene tutto. Non mi ammazzare la madre dei corvi. E possiamo giocare. La
schiuma. Possiamo giocare la schiuma. Comunque, Ceris sono 4 e 3, 7, sono 11 punti. Cioè, anche con una Drummond briccata, sono 11 punti. Quindi ci manda sopra. Lui decide di giocare il Merlino adesso. Lui praticamente si è già messo tutta la combo nel mazzo, perché la sua combo consiste nel rigiocare Ermellino con leader dopo aver giocato scenario, e con Ermellino giocare una benedizione di Freya per rigiocare la druida dei corvi. In questo modo riesce a giocare due druidi subito e risolve lo scenario senza problemi. Ok. Intanto pinghiamo, non sulla madre dei corvi. Ok. E giochiamo un'altra nave. Iniziamo a togliere un po' di roba. Magari fare una cosa di questo tipo. Semplicemente per togliere un po' di pezzi. Noi siamo ancora vincenti con una sola mossa giocando Ceris. Quindi è vero che siamo sotto di 7. È vero che con Ceris siamo sopra. Quindi vado a giocare Ceris. E pingo di leader perché ragazzi i 5 ping sono contati. Mi conviene sempre fare questa cosa. Ok. Adesso ragazzi si va a pushare. Rimettiamo un braghetto nel mazzo, rimettiamo la Drummond nel deck che non serve a niente. E speriamo di trovare Goodmund. Speriamo di trovare Goodmund e giocare in maniera aggressiva. Ok, Royal Decree, ok Goodmund. Va bene, quindi rimettiamo il braghetto, rimettiamo la Drummond, Ermellino va bene. Ragioniamo un secondo, io faccio entrare anche Morkvarg, ok, questa è una play molto forte, mi basta tenermi il Royal Decree per richiamare Ceris, ho anche l'orso nel cimitero se non sbaglio, quindi quest'orso ha due segnalini. Di alchimie nel mazzo ho sia delirio che schiuma, quindi volendo sia un buff che una rimozione da giocare con Ermellino. Possiamo giocare aggressivi. Con Matta mi prendo la madre dei corvi, quindi io andrei subito a giocare Matta perché voglio giocare la madre dei corvi tempo. Voglio giocare la madre dei corvi tempo. Raghetto, ci cioè potresti anche entrare. Su, dai. Dai, bello mio, capisco che non ti ho premium, capisco che non ti ho premium, effettivamente è un errore grave da parte mia, però. Ok, qui posso giocare l'orso e mettere doppio segnalino sanguinamento. Braghetto, bravo, appena ho parlato di te. Bravo cucciolotto, bravo. A lui risponde con orso e noi potremo giocare il Tirsec Domatore. Tirsec Domatore. Lo mettiamo sul braghetto. Togliamo vitalità, cioè togliamo i segnali di sanguinamento e gli diamo addirittura vitalità. Quindi è comunque una. C'è una bronzo da 4 che gioca praticamente per 7 punti. Cioè, è una tempo play fortissima in questo deck. Lui gioca matta, noi pescheremo una 4 provision. C'è una schiuma, che comunque sono 6 punti. Cioè, vedete che le nostre 4 provision sono tutte delle tempo play non alquanto indifferenti. Io giocherei la madre dei corvi. Giocherei la madre. Siamo comunque ampiamente avanti. Peccato solo non aver visto Vilkar. Peccato solo non aver visto Vilkar che morirà. Potrei anche rischiare, cioè fare una mossa parecchio aggressiva. Cioè potrei fare Royal Decree su Vilkar per prendermi comunque una 12 adesso. Perché nel momento in cui vado a fare l'IP, ragazzi, Vilkar finirà nel cimitero, quindi non lo riutilizzerò più. Però è una mossa parecchio greedy, perché poi il rischio che se non ripesco una tramatta e Ceris,
rischio di perdere la partita. Però è una mossa molto molto aggressiva. È una mossa molto molto aggressiva. Tanto farei Ermellino into Delirio davanti, sperando di non ammazzare la madre di corno. No, 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 no. Peccato. Avrei potuto farlo dietro, ma dietro volevo farci il decoro. Volevo massimizzare i 6 danni, invece mi ha ucciso il minion più forte. 6 danni casuali. Va bene, va bene, va bene. Diciamo che siamo ancora avanti. Devo semplicemente fare questa scelta, cioè giocarmi in maniera rischiosa con la full value, cioè fare veramente dei punti importanti. Attenzione, lui gioca a schiave, questo schiave si becca il decotto. Prima però posso giocare la schiuma. Io posso giocare schiuma. Forse baffo avanti. Ok, baffiamo avanti. Poi faccio decotto su Skjall e dopo tiro Blizzard. Devo solamente decidere se giocarmi in questa maniera così brutale, cioè aggressiva. Cioè giocare adesso Pilkar e rischiarmi il mulligan dopo. Attenzione, lui rimette in gioco Skjall con Rito di Siegfrieda. Ok. Io a questo punto, ragazzi, me la giocherei super aggressiva e ci rigiochiamo tutto nel mulligan di dopo. Sti cavoli. Vai. Per la scienza. Andiamo a prendere Vilkar. Lo mettiamo dietro. Triplo ping. Diciamo che questa mossa, ragazzi, è vero che è rischiosa. È vero pure che, anche se prendessi una Drummond, quindi non per forza mi serve Ceres. Certo che con Ceres prenderei la massima value, però anche se prendessi una Drummond comunque non perderei completamente di loro. Attenzione, chi è costui? What? Operator? Cosa? Vabbè, giochiamo il nostro Lippi e facciamo la nostra giocata. E questi comunque sono punti, ragazzi. Questi sono punti, andiamo a passare dentro il Braghetto. No, Braghetto sta in campo, questo c'è. Ok. Cioè abbiamo fatto un'ultima play importante. Lui adesso deve giocare per forza lo scenario. Se ce l'ha. Ok, gioca lo scenario. E in mano ha una druida. Ok. Sono 6, 7, 8, quindi precisi. Ok. Ok, il nostro obiettivo, cioè, era quello di prendere lo scenario. Noi adesso con Ceres dovremmo vincere. Il problema è trovare Ceres, ragazzi. Il problema è trovare Ceres. Invece non è un problema trovare Ceres, come potete ben vedere. Abbiamo due Drummond nel mazzo e non penso di volermi rischiare assolutamente il Mulligan. Tra parentesi, con Matta pesco un Royal Decree che può prendermi Faccia di Segugio, lo sto sempre punti. E l'orso selvaggio che, se non sbaglio, nel cimitero con l'altro orso, cioè quello che mi è morto nel secondo round, infatti ha anche full value, pazzesco. Lui è ancora il leader, lui è ancora il leader e potrebbe giocarlo. Potrebbe giocarlo. Ok. Lui è ancora il leader. Io giocherei subito Matta. Mi vado a prendere Faccia di Segugio. Cioè vado a prendermi il Royal Decree. Penso che sia un Faccia di Segugio. Non penso che mi interessa prendere la Demon. Lui gioca la Predicatrice. Va bene. Oddio, questo ci ha canterato un po' Faccia di Segugio. Però è troppo forte, raga. Andiamo a fare Faccia di Segugio. Ok, questa tizia da dove è uscita? Ah, dall'alchimia quella. Ok, dalla pietra Striboc.
Cosa può giocare dal cimitero di veramente forte? Forse Ermellino? Ok, sì, Ermellino. Mandragorvi già in campo, forse rimette in gioco. Gods protect us. Benedizione di Freya, vediamo che cosa prende. Forse un'altra. Ok, un'altra predicatrice dei corvi. Questa è forte. Questo devo dire che è forte perché c'ha un'altra alchimia in mano. Questi sono brutti. Questa è stata una bella swingata. Andiamo a fare orso selvaggio. Perché poi non ho fatto l'orso selvaggio? Non l'ho capito. Ho perso la pari dell'orso selvaggio. Ermellino l'abbiamo shottato. Andiamo a mettere i sanguinamenti qui. Abbiamo comunque una mossa finale parecchio forte con la nostra Ceris. Non so se basterà. Perché ho perso due punti. Avrei dovuto fare l'orso prima. Però è vero pure che in questo modo c'ho un ping in più di faccia di Segugio. Quindi in realtà penso che cambierebbe poco. Ci sarebbe cambiato poco. Abbiamo riuscito a pingare. Ok. Ceris, siamo sotto di tanti punti. Ci entra pure il leader però. E andiamo a vincere. Andiamo, cioè, guardate che swingata abbiamo fatto. Quanti punti abbiamo fatto? L'ultimo sera sotto di tipo di 17 punti. Siamo andati sopra di 5, neanche di poco. Ragazzi, questo mazzo è difficile da descrivere, cioè è difficile dire il power level è altissimo di questo deck, ma anche lo skill cap, cioè il livello di difficoltà nell'utilizzarlo. Come vedete ci sono molte scelte che ho dovuto prendere che non sono state assolutamente scontate. E dipende anche molto poi dalla conoscenza del meta, da come interpretate la partita, ma io vi assicuro che questo mazzo ha divertentissimo. Vi darà grandi soddisfazioni. Ma vi farà anche sclerare tantissimo. Su questo, ragazzi, io non ho dubbi. Infatti, ci sono molti membri, compagni del mio team che odiano questo mazzo, non dovete neanche nominarvelo. Ragazzi, spero che comunque il video di oggi vi sia piaciuto. Fatemi sapere se avete il coraggio o l'insolenza di provare il deck, di provare il Lippi. Lasciate un commento, una condivisione, un like allo zio. Attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati con le news e le novità. Vi ricordo, ragazzi, che mercoledì ci sarà. Lo zio gioca i due deck, quindi fate ancora in tempo a partecipare. Ci becchiamo con il prossimo video, ragazzi. Bene.